Salvare i boschi dai piromani è un affare di tutti, lo dicono a chiare lettere WWF e Legambiente, che assieme ad altre forze sociali e politiche questa mattina hanno organizzato un sit-in in piazza Sacro Cuore a Pescara. Mentre sul Morrone si continua a combattere contro il fuoco, da Pescara si chiede alle istituzioni di intervenire in maniera decisa affinché quello che si è verificato in questa estate in Abruzzo, così come in altre regioni d'Italia, non si ripeta più. Chiediamo alla regione di dotarsi di una struttura antincendio seria, chiediamo di eliminare quelli che possono essere gli interessi economici legati alla ricostruzione tra virgolette naturale. Chiediamo che si faccia chiarezza, che si stabilisca un piano, che si restituisca ai parchi e alle aree protette la possibilità di fare prevenzione attraverso volontari come si era sempre fatto in passato. Oggi stiamo cercando di fare una prima analisi di quello che è accaduto. Ci sono delle criticità forti, evidenti. Anche la riforma Madia nel passaggio della forestale forse non è riuscita a tenere dentro quel know-how di conoscenze e di operatività che prima la forestale aveva nella gestione soprattutto dell'antincendio boschivo. Dobbiamo capire insieme come migliorare questa situazione. In quella che vuole continuare ad essere la regione verde d'Europa, gli incendi, peraltro nel cuore delle aree protette nazionali, assumono un significato che va anche oltre il danno naturalistico ed economico. La regione Abruzzo proprio ieri ha chiesto lo stato di emergenza. Difficile, dice il sottosegretario Mazzocca, quantificare i danni. Certamente però stiamo parlando di diversi milioni di euro. Nei prossimi giorni questi dettagli li faremo insieme alle forze dell'ordine, ai carabinieri forestali, ai vigili del fuoco, ma soprattutto sulla scorta di valutazioni che faremo come ufficio in stretta collaborazione con gli organismi gestori delle aree protette abruzzesi. A dare una mano a quanti stanno spegnendo l'incendio che da 14 giorni manda in fiamme il Morrone è arrivata la pioggia. Purtroppo questi disastri talvolta vengono generati veramente dalle disattenzioni come dire che ciascuno che a volte delle persone diciamo mettono nelle proprie attività. Quindi ben vengano questi sit-in, questi incontri proprio per favorire in primo luogo la prevenzione.